Ehi, hey, ehi, bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, tornano i vlog, torna la serie di avventure napoletane che sempre avete aspettato, perché questi tipi di video vi piacciono un botto. Quest'oggi vi porto con me a Napoli Centro, dove in realtà non andavo nemmeno io da un sacco di tempo. Oggi, ragazzi, siamo insieme ad Antonio, a una mia amica e ad altre persone probabilmente, e andremo a fare un po' di street photography, o almeno Antonio farà street photography mentre io vloggerò un po' quella che è la giornata e magari cercherò di darvi qualche informazione storica riguardo alcuni dei luoghi che vi farò vedere durante il video, in modo da unire l'intrattenimento al curiosità storica, diciamo. Ora sono a casa, sono pronta, in realtà come vedete sul tavolo c'è anche la mia borsa perché mi porto un minimo di attrezzatura, perché dato che vlog dallo smartphone comunque avrò bisogno di un power bank, il caricatore casomai, e vabbè, altre cose che però non mi interessano. Quindi ragazzi, io sono pronta, sto solo aspettando la mia migliore amica che mi dia l'ok per dirmi che è pronta, così esco e vi porto con me. Direi che ci rivediamo direttamente a Piazza Dante, dove abbiamo il punto d'incontro con gli altri. Ok ragazzi, siamo a Piazza Dante, siamo appena arrivati, sono sotto la statua e niente, direi di iniziare il giro. Adesso vi presento i partecipanti. Ok, siamo qua, abbiamo Antonio che già è in po' street photography, sta già riprendendo, già sta facendo cose. E qua abbiamo la mia migliore amica che ormai conoscete, perché l'avete già vista, e niente, fa la finta timida, guardalo come sistema. E niente ragazzi, se nascono così ragazzi, questi sono i problemi degli youtuber. Ma se io tipo fottessi quella e me ne scappo? Siamo alla ricerca di spunti interessanti, non so se mi sentite con la mascherina e con tutto sto bordello, però ce ne faremo una ragione, raga. Qualche scatto importante? Ma per il momento ancora no, aspettiamo. Quest'oggi cerco di catturarvi l'essenza di Napoli. Ci riuscirò? Non lo so. No. Siamo a Piazza Municipio ormai, qua davanti c'è Castelnuovo e io mi devo comprare un microfono per fare questi tipi di video, comunque stiamo continuando a scattare e fare robe. Eccoli ragazzi, il maschio Angioino e questa è Piazza Municipio. E questa invece è la sede dove troviamo il nostro Luigi De Magistris. Qua abbiamo Antonio che controlla un po' le riprese. E qua c'è una sede della mia università, io me la meritavo la sede a fianco al McDonald's, comunque, non so voi. Qua abbiamo i giardini di Palazzo Reale, nulla di speciale di giardini, però Palazzo Reale è bello nel frattempo. Thank you.
siamo sotto la galleria Umberto, ragazzi, cioè davanti a tanta bellezza. Come fate a non venire? Queste opere d'arte, non disegni. Intanto oggi non sono l'unica decerebrata con una videocamera in mano. Lui vede cose che io non vedo, però ben per lui. No, in realtà no, però oh, vabbè, so poi. Ok raga, stiamo andando verso Piazza Plebiscito. Comunque considerate che le riprese che ho fatto prima, in generale tutte le riprese, sono fatte dal mio smartphone, quindi è normale vedere cose strane ogni tanto, però spero vi siano piaciuti i b-roll di prima. Ok, intanto abbiamo i nostri amici fotografi che fanno le comparse. Beh, comunque Piazza Plebiscito è là in lavorazione perché stanno facendo restauri, però non ci interessa più di tanto, tanto la bellezza è sempre la stessa. E poi c'è anche una leggenda molto carina riguardo questa piazza che magari vi racconterò tra poco in una postazione debita. Covid. Ok. Ok ragazzi, allora c'è una leggenda qua a Piazza Plebiscito che è davvero molto carina. Si narra che qualche secolo fa, sotto il dominio della regina Margherita, questa piazza sia stata sottoposta a una maledizione. La maledizione che non si può arrivare ad occhi chiusi fino alle due colonne che sono al centro della piazza. E perché c'è questa maledizione? C'è questa maledizione perché la regina Margherita aveva promesso ai propri prigionieri che chiunque fosse riuscito ad arrivare dai due lampioni dell'entrata di Palazzo Reale fino alle due colonne con gli occhi chiusi e bendati sarebbe stato liberato. E quindi si narra che praticamente questa regina aveva dato anche una maledizione per non permettere la cosa. Quindi l'obiettivo è partire dalle due lampioni bendati e fare tutto il percorso diritto fino ad arrivare alle due colonne lì che vedete. E non ci sono riusciti. Quindi si pensa sia una maledizione. Che sia vera la maledizione non lo so, ma ogni volta che ci ho provato nemmeno io ci sono riuscita. Siamo all'entrata Landrone, se così si può chiamare, di Palazzo Reale. C'è questa installazione di una casetta molto interessante. Andiamo a vederla da vicino, in realtà. Come vi ho detto, non so che cosa rappresenti questa casetta, ma nel dubbio qua dietro abbiamo una signor statua, anzi fontana statua. E siamo all'interno appunto dell'androne di Palazzo Reale, come vi ho detto, mentre da questo lato ci sono i giardini di Palazzo Reale, quelli che vi ho fatto vedere poco fa. Comunque spero che questa tipologia di video con magari sia intrattenimento sia magari qualche notizia riguardante Napoli vi possa piacere. Poi magari, se voi lo volete, posso provare a fare un video proprio cinematico dove magari vi metto solo b-roll di punti interessanti di Napoli, anche perché questi che sto facendo vedere adesso sono solo una piccola parte di tutte le bellezze che nasconde la mia città. Ok, abbiamo trovato i volantini che spiegano cos'è quella casa alle mie spalle che vi ho fatto vedere prima. Quindi adesso vi racconterò un attimo la storia. Tra l'altro questo non è uno scaldacollo, è semplicemente la mia mascherina che tengo abbassata quando sto parlando con voi, in modo che possiate sentirmi in un modo decente. Comunque Antonio sta tirando fuori davvero delle belle foto, quindi ovviamente vi lascio sotto nella descrizione anche il suo video, in modo che possiate andarlo a vedere, che possiate farci sapere che cosa ne pensate. Io cercherò di dare comunque un senso generale a questo video e vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Ok, sta arrivando la mia amica con il volantino, quindi vediamo un attimo che cosa rappresenta questa casa. Praticamente la casa rappresenta una dedica a Rosa Parks, che sarebbe quindi un afroamericano, un attivista che nel 1955 boicottò i mezzi di trasporto della città di Montgomery e in questo modo è diventato un simbolo appunto per gli afroamericani. Si chiama Almost Home perché l'artista vorrebbe che un giorno la casa della Parks tornasse il proprio luogo di origine, luogo dove si è svolta la vicenda che ha provocato la grande mobilitazione della
della comunità afroamericana di Montgomery. Ok, quindi da quello che ho capito è un qualcosa che ha a che fare con tutti i diritti degli afroamericani, diciamo, quelli che ovviamente sappiamo sono violati, soprattutto in America. Comunque sì, è un'esposizione temporanea perché l'avrebbero dovuta togliere il 6 gennaio di quest'anno, ma credo che a causa del Covid comunque resti qui per ancora un po' di tempo. Direi di continuare il nostro giro adesso. Questa, ragazzi, penso che ormai la conosciate, ma è la famosa via che poi ci porta a Mergellina. Adesso facciamo una piccola pausa perché Antonio deve cambiare le batterie alla sua Osmo Action, perché sta facendo appunto il POV Street Photography, e facciamo pausa bevuta. Vorrei dire una cosa, questa qua dura 4-5 ore, questa dura un'ora, cioè dico solo questo. Quindi siamo un attimo a problema batteria, però io ho tipo un power bank che mi fa 2 ricariche e mezza del telefono, quindi sto a posto. Qua tra l'altro, ragazzi, abbiamo il porto, il Molo Beverello, ci sono un po' di navi da crociera, speriamo di essere presto su una delle 4 navi. Mi piacciono, sono mie. Tutte tue. Sì, sì. Poi un giorno, ragazzi, mi invito. Sì, facciamo tour boat. Crociera tour. Però c'è un po' di tempo, il Covid. Sì, vabbè, ovviamente dobbiamo rispettare le restrizioni. Qui abbiamo un esemplare di Antonio che sta guardando che fine ha fatto la condensa della sua action cam. Sto guardando che se continuo a fare questo tipo di condensa tutto sto tempo, penso che l'action la devo ridare. Allora, qui abbiamo un po' di attrezzatura, spoiler, quella me l'ho fotto, quella me l'ho fotto, quella me l'ho fotto. Fammi dire che non è normale. Beh, comunque suppongo che queste riprese stiano venendo nettamente meglio sia a livello di stabilizzazione che di senso generale. Questo tutto grazie a quel fantastico cavalletto che avete visto unboxato in uno dei video del Vlogmas. In uno dei video... Oh, ogni tanto c'è bisogno di riflettere su quello che si dice. Comunque trovate il video nella in-art test. Comunque raga, ditemi se non è rilassante. Cioè raga, come si fa, dai? Come si fa a non amare questa vista? Probabilmente la vista più bella e rilassante che vedete oggi. Di là? Ah, ok, andiamo. Ma chi altro youtuber, raga, vi porta a vedere sta vista? Cioè, ma stiamo scherzando? Like subito a questo video solo per il Vesuvio. E là abbiamo anche la barchetta di prima. Niente, Antonio è alla ricerca di un soggetto, ma a quanto pare non lo trova. Di qua abbiamo il castello dell'uovo, ve lo faremo vedere a breve. E qua abbiamo gli hotel, penso, più belli del lungomare. Aneddoto divertente, non so se nel video si vede, ma questa praticamente è la porta di Zack e Cody al Grand Hotel. E quindi adesso vi devo raccontare una cosa molto simpatica a riguardo. Praticamente quando ero piccola mi piaceva talmente tanto Zack e Cody che volevo entrare per forza in una di quelle porte, pensando di trovarmi nel Grand Hotel. E quindi ad un tratto costrinsi mia mamma ad entrare là dentro senza nessun motivo, solo perché c'era la porta. Adesso siamo dal lato del lungomare dove ci sono tutti i vari ristoranti, dove di solito in tempi senza Covid sono sempre strapieni di turisti, ragazzi. Ma intanto c'è sempre la vista. Stiamo arrivando dal lato della villa comunale, dove quando ero piccola praticamente andavo tutte le domeniche,
e ho affittato biciclette, ho i motorini quelli là elettrici, finti, diciamo, quelle cose là, avete capito? Oppure il risciò. Comunque fa veramente caldo. Caldo esagerato. La villa è lì dietro, ragazzi, ma non ci arriveremo perché abbiamo fatto già abbastanza strada stamattina. Però magnifico. Prossimo obiettivo: andare a mangiare, sicuramente. Comunque io ho il telefono scarichissimo, però lo metterò in carica con il power bank, mi sono attrezzata a riguardo. Qui abbiamo le vetrine di Gucci, raga, dove domani andrò a fare un regalo a lei. Come se io poi spendessi tutti sti soldi investiti, ma dai. Cioè, è proprio una cosa che non mi appartiene, non fa proprio parte di me. Qui abbiamo Salvatore Ferragamo. Questa, ragazzi, è via Chiaia. Qua prendo l'ascensore quando vado all'università per evitare di farmi la strada a piedi in salita. Ok, raga, adesso andiamo a mangiare. Ci rivediamo direttamente a pranzo perché devo caricare il suo coso, perché altrimenti mi si spegne in mano e soprattutto ho già avuto su tre piedi. No, non faci cose, cioè, non è il caso. Da notare, una birra, una Coca-Cola che è mia, e lei con l'acqua. Ok, raga, siamo in pizzeria, stiamo aspettando le pizze, io sono stortissima perché state sul coltello, ma lasciate stare, e niente, Portalba Way. Ok, ragazzi, eccomi qua, sono a casa, come potete ben vedere. In realtà sono vestita anche diversa perché è il giorno dopo che sto registrando questa clip, ma questi sono altri dettagli. Ieri la nostra giornata non si è affatto conclusa dopo aver mangiato la pizza, perché appunto erano solo le 3 del pomeriggio quando siamo usciti dalla pizzeria, e infatti poi ci siamo lasciati perché comunque Antonio è tornato a casa sua, mentre io e la mia migliore amica siamo tornati a casa nostra ed eravamo distrutti. Abbiamo fatto circa 17.000 passi e un sacco di chilometri camminati ed eravamo davvero appunto distrutti, come vi ho detto. Quindi abbiamo preferito non prolungare il giro ancora di più e quindi poi siamo tornati appunto a casa. Io però in realtà il pomeriggio sono uscita nuovamente insieme a mia mamma per andare a fare delle commissioni, ma quelli sono altri dettagli, comunque niente di che, comunque le solite cose che avete visto magari in qualche altro video. E niente, ragazzi, direi che così si può concludere questo vlog. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia interessato. Come avete visto, ho cercato di fare delle sottospecie di B-roll, ma non ne so assolutamente niente. Infatti questo è stato il mio primo tentativo, diciamo, di fare le B-roll e non sono venuti nemmeno così bene. Però niente, spero apprezziate l'impegno, e ho avuto un piccolo problema con la registrazione del video perché mi sono accorta solo dopo di aver attivato per sbaglio l'effetto bellezza alla fotocamera anteriore, e quindi praticamente le clip che ho registrato dove mi si vede in faccia sono in 1280x720 invece che 1920x1080 come al solito. In realtà credo che in editing sono riuscita a risolvere la cosa, però non ne sono troppo sicura. Ovviamente le riprese e tutto non sono stabilizzate perché ho semplicemente ripreso dal mio smartphone a mano libera, e quindi comunque capite che è un po' impossibile la cosa. E niente, comunque spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto la parte in cui siamo a Palazzo Reale e Piazza Plebiscito. E niente, io mi darò da fare per imparare a fare B-roll in modo che i prossimi vlog saranno molto più interessanti di così. Nel dubbio vi ricordo che sotto nella descrizione e nelle in alto a destra trovate anche il video di Antonio,
dove fa post street photography. E niente, io direi che per questo video può essere tutto, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi lascio un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo martedì alle 16 con un prossimo video. Bella!